Adoro, no, cioè, vabbè. Pikachu con la visiera. Ciao ragazzi, ragazzi, allora eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Allora, oggi voglio parlare di qualche VIP, qualche persona famosa che forse non tutti sapete che sono gay o lesbiche. E perché vi dico così? Perché ho visto questo articolo da Dan in Series che mi ha sconvolto l'esistenza, perché molti sapevo che erano gay, appunto, ma altri in questa lista ho detto no, OMG, è impossibile, ma guarda questi. E quindi ho detto vabbè, ci devo subito fare un video per informare tutto il mondo youtubiano. E quindi io inizierei subito con il primo attore che si è dichiarato gay ultimamente. Si chiama Wentworth Miller, che è quello di Prison Break. Ragazzi, cioè, io sapevo che era gay, però non sapevo il motivo. Né in questo sito, Dan in Series, dice che lui praticamente ha dichiarato la sua omosessualità quando ha declinato un invito al San Pietroburgo International Film Festival, che è appunto in Russia, dicendo che non poteva andare in un paese che non rispettava i diritti della sua comunità. E come ben sapete tutti, in Russia i gay l'ammazzano proprio. E quindi abbasso la Russia! Viva noi! E adoro, cioè è un buonazzo, grande, benvenuto tra di noi. La numero 2, Jodie Foster. Ora, Jodie Foster, io sapevo anche di lei, però ragazzi, OMG! E appunto ha dichiarato amore alla sua ormai ex fidanzata quando ha vinto il Golden Globe alla carriera. Numero 3. Il gay numero 3, appunto, non poteva non essere che Ricky Martin. Di Ricky Martin ormai lo sappiamo tutti perché è stata la notizia tipo del secolo, perché io mi ricordo ancora il video di Living la Vida Loca in cui c'era Nina Morric, che amo. Nina Morric, sei la mia idola, ti amo, per favore incontrami. E dicevo, madonna che bonazzo questo, ma peccato che non è gay, oddio, fio. Quando poi è uscita la notizia che lui era gay, oh mio Dio, ho detto no, vabbè, ora mi devi sposare. Solo che poi ho pensato, cioè, non riesco a conoscere Tiziano Ferro, pensa se Ricky Martin può sapere della mia esistenza. E soprattutto, ragazzi, ma chi è che mi vuole sposare vestito così quando vede che faccio video in questo modo? Voglio morire. Comunque, Ricky Martin è super gay, super gay, addirittura ha anche due figli. E quindi è molto felice. Buon per lui. Raven Simone. Ora scusate, io non so dire il cognome. Comunque Raven, io non so, forse voi siete troppo giovani, però su Disney Channel e anche su Italia 1, quando io ero più ragazzino, c'era questo show che era That's a Raven, in cui appunto c'era la protagonista che era Raven, che era una ragazza che a volte si bloccava così perché gli venivano dei flash in cui vedeva il futuro. E era una cosa, era bellissima, era tipo Lizzie McGuire, insomma, solo con un po' di magia. Anche in Lizzie McGuire a un certo punto c'era magia. Comunque, insomma, Raven, io questa non la sapevo, veramente zero. E a quanto pare è omosexual. Insomma, boh, per lei, guarda lì quanti siamo, conquisteremo il mondo. La prossima, il prossimo di questa lista non poteva non essere che il bonazzo Matt Bomer, che è figo, ragazzi, io di lui lo sapevo e io lo amo con tutto il cuore, anche lui. Ma perché è figo, ragazzi, cioè, ma vedete quanto è figo? Non ho nient'altro da dire se non beato l'uomo che t'ha sposato. Ma perché siete tutti sposati? Io, ragazzi, voglio morire, vabbè. Poi andiamo avanti con Victor Garber, che appunto è l'attore della serie TV Alias. Ora, io lui non lo seguo particolarmente tanto, so chi è di vista, nel senso, vedendo le foto so chi, so associarlo ad un personaggio famoso, so che è famoso, però non lo seguo. Però quindi si dice che è anche sposato anche lui con un uomo. Io voglio morire, ma sono tutti fidanzati, madonna che buono il fidanzato. Vabbè, cioè il marito. Poi ancora andiamo avanti con Ian McKellar, che è un simpatico vecchino che appunto è il Gandalf oppure Magneto di X-Men, insomma
ha fatto molti ruoli, questo qui, questo uomo, però appunto, io sto vedendo una foto in cui si sta baciando con un altro uomo, quindi è felice anche lui. Vabbè, ma allora ditelo che in questo video mi volete far piangere, sono tutti felici a parte me. Però va bene, lascia perdere questo. Ma andiamo avanti con una donna, Maria Bello. Maria Bello, che qui... Oh, no, vabbè, che scuppone! Maria Bello è pronta per entrare nel cast di The Walking Dead. Oh mio Dio, voglio morire. Ma davvero? Mo è già entrata, del 1 novembre 2016. No, ah, infatti, perché non l'ho mai vista. No, adoro. Insomma, comunque lei ha recitato in ER, in Le ragazze del coyote Ugly, e si dice che appunto è fidanzata con Claire Moon. Buon per lei, anche lei è fidanzata. Andate a fanculo tutti, morite. Adesso Ellen Page. Io lei non lo sapevo proprio. Ellen Page è gay, cioè è lesbica. Io lei non lo sapevo. Ora, sarò fuori dal mondo, ma io di lei proprio zero. Lei ha fatto Inception con Leonardo DiCaprio, poi ha fatto Juno, Kitty Pryde, The X-Men, e ha fatto tante cose, insomma, e qui dice che è appunto stata fidanzata lo scorso anno con la pittrice Samantha Thomas. Tra l'altro anche buona. Buon per lei. Andiamo avanti con Jim Parsons. Vabbè, lui lo sapevo, cazzo, il protagonista indiscusso di Big Bang Theory. Ovviamente idolo indiscusso, comunque anche lui omosessuale. Bene, bene, bene. Numero 11, Charisse. Ragazzi, Charisse, vi ricordate? Allora, vedi, voi siete troppo giovani, ragazzi, non vi ricordate. Qualche anno fa su YouTube andava sempre in tendenza questa Charisse, che era sempre ospite da Oprah Winfrey Show. Oprah la conoscete tutti, quella americana, la conduttrice americana più famosa del mondo. E lei era giovanissima, era la ragazzina prodigio che veniva dalle Filippine perché aveva una voce assurda. E quindi tutti si erano innamorati di questa Charisse, che tra l'altro ha fatto anche un episodio di Glee in cui canta Telephone in bagno di Lady Gaga e Beyoncé con Lea Michele. E io adoro moltissimo. E adesso, ragazzi, vi faccio vedere com'era, che avete visto la foto, e com'è diventata ora. Cioè, sembri uno dei Tokyo Hotel. Ma cosa ti è successo? Io ti amavo tanto. Ancora andiamo avanti, ma quanti sono questi gay? John Travolta. John Travolta, qui c'è scritto trattino presunto tale, perché insomma John Travolta non ha mai dichiarato di essere omosessuale, però io so che ci sono state molte battute tipo dei suoi amici, tipo Ben Affleck, tipo anche Leonardo DiCaprio, insomma tantissimi fanno le battute su di lui, e quindi si dice che sia omosessuale, però non l'ha mai dichiarato lui, ma vedremo, secondo me lo è. Comunque, andiamo avanti con Charlie Sheen, non so come si dice, che è quello di... oddio, come si chiama quella serie TV che fa bam 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 bam. Quello che c'è, lui, c'è un altro e poi c'è il bambino, due uomini e mezzo, qualcosa del genere, insomma. Però anche qui c'è scritto presunto tale, perché si è diffusa la notizia nel 2015 che lui fosse appunto almeno bisessuale, quando ha rivelato di essere positivo al test dell'HIV, che ha creato appunto un grande scandalo in tutto il mondo. Ora non è che perché uno ha l'HIV deve essere gay per forza, ragazzi, io vi voglio dire solo questo. Però vabbè, lo sapete come siamo un po' arretrati. Oddio, questa io non lo sapevo, ragazzi, cioè me lo immaginavo quando vedevo Sex and the City, però ho detto no, Cynthia Nixon è lesbo. Oddio, adoro, che bello. Perché vi ho detto me lo immaginavo in Sex and the City? Perché lei era quella più mascolina tra le quattro, quindi ho sempre pensato che fosse gay, però non lo sapevo. E invece qui dice che è proprio sposata, è sposata legalmente con Christine Marinoni e ha anche un figlio. Adoro, bravissima. Adoro, adoro. Adesso c'è Zachary Quinto. Zachary Quinto lo sapevo, che io lo conosco perché appunto ho visto la serie TV Heroes e lui era il cattivo, però lui ha fatto anche American Horror Story e molte altre cose, insomma. E lui, anche lui, a quanto pare è fidanzato con un modello. Ora, detto questo, io vi ho dato 15 nomi di celebrities internazionali americane
che sono gay o presunte tale, che hanno dichiarato di essere gay o almeno bisessuali. Tutti sono sposati con figli, perché io non lo sono ancora. A parte che sono giovane, non voglio figli ancora e non voglio sposarmi. Però cazzo, un minimo di felicità. A parte, allora facciamo così, voi ditemi qua sotto tramite commento cosa devo fare per essere una celebrities che ha fatto il suo coming out sul web e avere un modello come sposo. Ora, stavo scherzando ovviamente, perché ovviamente ora tutti direte: non devi fare video in questo modo, così, perché ovviamente è normale che poi scappano tutti. Comunque, a parte gli scherzi, fatemi sapere voi se conoscevate tutti questi attori e attrici o cantanti o cantanti, cantanti femmine o cantanti maschi, che hanno fatto coming out, e io vi ho dato questa lista grazie al sito Denim Series. Fatemi sapere per quali siete più rimasti scioccati, per quali voi dite mai una gioia, perché cazzo, almeno un etero fatemelo rimanere. Fatemi sapere tutto quello che volete, mettete mi piace a questo video, condividetelo con chi volete, iscrivetevi al mio canale, iscrivetemi anche al mio secondo canale di vlog, Issima91 Daily Talk. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!